Oh, Hackard appunto dice: Giovanni, 1988, ma lo facciamo un altro bel Halloween, ma ci rimpensiamo un pochino le tasche. Carpenter gli dice: guarda, sai che sarebbe interessante per questa saga esplorare il motivo per cui Myers è legato alla città di Haddonfield, cioè perché Myers uccide ad Haddonfield, qual è il ruolo della cittadina, no? Che nel primo film appunto non c'era nessuno, quindi misteriosa, creepy, che sta succedendo, che non sta succedendo. Facciamo un bel film su questo. Hackard dice: sì, ma sti cazzi, la gente vuole vedere quello che scanna. Carpenter lo guarda e gli dice: senti Stellino, quanti soldi c'hai dentro il portafoglio, nel tuo conto corrente? Hackard stacca un bel assegnone, stavolta cicciotto, e Carpenter gli dice: tieni i diritti su Halloween, io me ne vado, Stellino, ciao. E Hackard prende totalmente il controllo della baracca. E da qua sarà solo merda. Halloween 4, il ritorno di Michael Myers. Avevamo bisogno di questo ritorno? Sì, il pubblico lo voleva. Cinematograficamente potevamo farne a meno, almeno di questi capitoli, ma comunque il successo commerciale sfortunatamente paga, almeno in questo caso. Halloween 4 torna e decide appunto: rimettiamo i binari da dove ci eravamo lasciati. Il problema è che Jamie Lee Curtis dice: sì, ma cioè, ok, Halloween belli, gli horror hanno lanciato la mia carriera, ma io adesso sto facendo altro. Cioè adesso ho una carriera vera, cioè adesso non mi serve fa sta monnezza, ok? Quindi dice: ciao, io non torno. E H dice: va bene, allora cambiamo, niente Jamie Lee Curtis, e la facciamo morire il personaggio di Laurie Strode. Tra l'altro spiegata a cazzo di cane con un ritaglio di giornale, se non sbaglio, quindi neanche qualcuno tipo su Transformers 3, che era una monnezza clamorosa, come tutti i film di Transformers, dove almeno c'era il robottino che diceva: attento con sta fregnetta bionda, che se no fa come l'altra, riferendosi a Megan Fox per Dia l'ha lasciato. Cioè neanche lo facciamo di un personaggio così, senza voglia, che sarebbe andato bene, no? No, un ritaglio di giornale, va bene, scusa. Però la nostra cara Lori, prima di morire, ci ha lasciato una figlia, che qua viene chiamata Jamie. Capito, no? Jamie Lee Curtis, la figlia, omaggio, la chiamiamo Jamie, capisci? La trama quale sarà? Michael Myers che dice: è morta la mamma, ma che problema c'è? Uccidiamo la figlia, quindi tipo sua nipote. Vabbè, ma da qua in poi le parentele saranno tutta cazzo di cane, non ce ne frega un cazzo. Quello che ci interessa è parlare appunto di questo quarto capitolo, che ha il suo momento migliore nei titoli di testa, perché riprendono questa campagna, queste cose un po' inquietanti, questi scenari, ok, queste cassette della posta, lasciatela. E tu dici: wow, ma sai che si sta creando già un'atmosfera? E poi il film fa e cade rovinosamente. Le cose che lo reggono sono principalmente il personaggio di Jamie Lynn. Jamie Lynn funziona veramente, questa bambina, ok, che strilla, che ha paura, che però combatte in maniera fugace, però combatte contro questo zio, contro questo fatto che lei lo sogna la notte, no? Quindi c'è questo legame di sangue che si nota, e uno scontro che continua, quindi è proprio la famiglia è il tema portante, no? Che si porta avanti anche qua in Halloween, e chiudiamo tutti i conti in famiglia. Il problema è che il film è noioso e con un taglio televisivo che verrà accentuato ancora di più nei successivi due film. Cosa succede? Michael Myers fugge di nuovo dal manicomio, perché praticamente cercano di spostarlo, visto che Loomis si scassa la minchia sempre. Loro dicono: mo se ne va Myers, non c'è Loomis, noi tutto il giorno blastoni, eccetera. E invece Myers scappa e va a cercare Jamie Lee. Ora, la parte più interessante, se vogliamo, è seguire un po' le peripezie di Loomis, che gli corre dietro, perché lui giustamente con la faccia sfregiata, quindi dal fuoco, quindi siamo comunque in continuity con quanto avvenuto su Halloween 2. Lo insegue la gente che gli dice: no, ma che Michael Myers, no, che scherzi, ma che scappato, ma guarda che qua il pulmino si è ribaltato, il pulmino del manicomio che lo spostava in un altro istituto, e sono morti tutti, deve essere morto anche lui perché è umano. E lui che fa: no, non è umano, ah, io lo so. E parte con la macchinina a cercarlo. Dove andrà? Ad Haddonfield, me ne vado. Però comunque, anche se sembra una cagata, è interessante. Cioè certo, sembra un vecchio che rincorre il bambino nella serie: vieni qua Michael. Però comunque è una delle parti più riuscite del film, perché dall'altra parte abbiamo Jamie Lynn che segue le avventure della sorella, che tendenzialmente vuole scopare. Quindi abbiamo un sacco di avventure amorose di cui
potevamo farne a meno se non per tornare sull'equivalenza sesso uguale morte. Comunque c'è Myers tutto fasciato in faccia, che ammazza sta gente, con questa scena in una pompa di benzina che poi appunto Loomis lo vede e fa Michael fermo, gli spara e lui ruba la macchina, spacca tutto, esplosione da Michael Bay, sì, Loomis che si salva e dice dai, mo te trovo, A questo punto che succede? Myers riuscirà a trovare tutti sti ragazzini e anche Jamie Lynn. Inizia bla bla bla, li ammazzano dietro l'altro, loro fanno sesso, cioè non vediamo mai le zinne, però E che succede? Alla fine praticamente Loomis fa una partnership con dei redneck americani, ok, col furgone stile azzardo, ok, questi proprio bifolconi che girano e dicono ma lo ammazziamo noi Myers, sai che? Perché le forze dell'ordine suca e invece noi fucili, America! E quindi dopo una fase noiosissima con Myers che li uccide con delle inquadrature veramente senza brio, senza voglia, lui che sembra veramente là che dice ma che palle, devo cercare di ammazzare, c'è questo momento sul tetto che è veramente senza pathos, con Jamie Lynn e la sorella che cercano di scappare, quella che facciamo, oddio Myers, e arriviamo al finale, un momento bruttissimo, o meglio il pre-finale, tutti questi redneck che caricano, pum pum pum, scaricano tutti i pallettoni su Myers che sprofonda in una forza, mortissimo, ipercolpito, tu dici sì è morto, basta, è finita sta merda, che bello, possiamo passare all'altro, grazie, invece no. Però un momento interessante è proprio nel finalone, cioè il finale ci fa vedere Jamie Lynn la sera con questo costume da Halloween che ha comprato, che ricorda quello di Michael Myers da bambino a 6 anni all'inizio di Halloween 1, che uccide la madre. Quindi tu praticamente vedi questa scena sempre in soggettiva, ok? Questa che viene uccisa dalla maschera, quindi dici cazzo è Michael Myers che è tornato. Vanno a vedere sopra se andano gli strilli e vedono lei, capito, là tutta insanguinata, ok, con sto coltello, e tu dici cazzo, ma allora sì, è una questione familiare, allora Jamie Lynn, Matt, è una cosa che si tramanda, comunque c'è un finale che un minimo ti spiazza, ok? Può essere una cosa un po' cazzo dei cani, vista da alcuni, però secondo me è uno degli elementi che più si salvano nel film, è un momento interessante, un momento in cui dici oddio, ma allora il male magari si passa di generazione in generazione, magari il discorso Myers è morto e adesso il male, capito, è arrivato alla nipote, perché è l'unica rimanente in vita della famiglia Myers, cioè è un concept che verrà sfanculato nei successivi film, dove praticamente ci dicono che Jamie Lynn ha ucciso qualcuno. Ma che cazzo dici? No, ma quello è il finale che... No, cioè, ma il film era finito prima, quello era un sogno, non si sa che... Ma tu ti preoccupare, cioè, nei film successivi neanche ci spiegano perché Jamie Lynn è viva e non ha ucciso nessuno, in realtà, non è lei la killer, cioè, perché? Ma l'hai messo alla fine del film, almeno giustificamelo, no, ce ne sbattiamo il cazzo. Non ho sentito bene! Perché fanno le cose a cazzo di cane in questa saga da questo momento in poi. Da questo momento in poi arriva la merda, più merda, proprio quella maleodorante, quella che, capito, che tu scarichi e devi buttare 34 litri di ali tra WC perché... E comunque continua a salire quell'olezzo, è così sta saga. Ecco, allora cosa succede in questo momento? Un anno dopo facciamo Halloween 5, la vendetta di Michael Myers, in cui appunto non si spiega a Jamie Lloyd perché l'ha uccisi, non ci interessa, comunque lei sta in questa struttura perché ha smesso di parlare, probabilmente spaventata, quindi sta là che fa tipo... E in un qualche modo la vedremo connessa con Michael Myers, ovvero ogni volta che Michael nel corso del film cercherà di uccidere qualcuno, ucciderà qualcuno, lei è come se lo sentisse, come se stesse là facendo tipo ah, oddio, c'ho qualche connessione, consapevole che c'è qualcosa in atto. Quindi si torna sempre al tema familiare, al fatto che sono connessi di sangue e non solo. Però ce ne sbattiamo il cazzo di quanto è successo nel film precedente, perché appunto Michael Myers è di nuovo vivo. E voi direte, ma come può essere vivo che l'hanno trinciato sparando i 34.000 colpi i redneck americani? È sprofondato tutto, quindi come può essere vivo? Beh, il film ce lo spiega subito. Michael Myers,
sprofondandola, è finito su un canale di un laghetto che l'ha portato fino a una casetta di legno in mezzo al nulla di sto vecchietto che campa là da solo. Vede questo tipo e lo porta in casa. E fin qua ci può stare, perché tu vedi uno mezzo morto, no? E dici aiutiamolo. Ma qua il film fa una super cazzola clamorosa, perché subito dopo che il tipo l'ha provato a portare a casa, gli ha tolto la maschera, cerca di tenerlo in vita, di capire se può stare bene o meno, arriva la scritta un anno dopo. E un anno dopo quel cazzo di Michael Myers, ancora in coma, è là sul letto del tipo. Ma io dico, come? Ma come è possibile? Ma come puoi tenere un tipo là in mezzo al nulla un anno, che tu dici non si è svegliato una settimana, ma anche un giorno? Ma chiami l'ambulanza, chiami qualcuno, lo fai portare via sto credo, ma chi è? Ma chi sono? Io, ma anche se sei un infermiere, ma che fai, te lo tieni a casa, ma è un soprammobile? Io non capisco, cioè, ma come si può pensare logicamente che tu trovi una persona, ma andate, te la tieni in casa un anno, semplicemente per fare cosa? Per fare lo scannare, poi, cioè serve semplicemente per dare il via agli scannamenti, ma in maniera stupida, perché chi? Ma chi? Tu, voi ditemi chi? Cioè, se tu trovi, a meno che non sei un maniaco, ma allora lo leghi, ok? E ci fai qualcosa, o a livello sessuale, o a livello di violenza e tutto. Ma no, lui lo tiene là per tenerlo in vita, ma non si capisce neanche perché, perché forse ci stava bene nella stanza, gli piaceva la maschera. Non lo so, non lo capisco, non lo spiega il film, giustamente, perché probabilmente avranno detto, come lo spieghiamo? Non lo spieghiamo. E già un film che inizia così ti fa veramente male alle tempie, e tu dici, qua iniziamo malissimo, ma può andare solo peggio, no dai, andrà meglio, no, invece andrà peggio. Da qua il film è veramente noioso, perché c'è Jamie Lloyd che fa praticamente sta tipa connessa alla Il Sesto Senso, ok, che fa la vedo la gente che sta per morire, lo sento, dolore e tutto. Gli altri che vengono meccanicamente uccisi uno dopo l'altro, appunto la sorella di Jamie Lloyd che era sopravvissuta al film precedente, le amiche, la gente che si volevano scupare, insomma tutta una quantità di gente che serve solo appunto a far vedere una serie di scannamenti. Ed è qua un grande problema, cioè Halloween non dovrebbe essere venerdì 13. Venerdì 13 è quella saga horror basata sul facciamo vedere il killer che ammazza tutti. Anche perché venerdì 13 è un prodotto derivativo da Halloween, cioè c'era stato il successo di Halloween, hanno creato venerdì 13, nel 2 hanno messo Jason, nel 3 hanno capito il potere della maschera e quindi hanno creato un'altra icona horror. Ma Jason è povero di contenuti, perché Jason è semplicemente uno che ammazza. E il bello dei film di Jason, il bello, è vedere semplicemente tutte le uccisioni, ma non c'è nient'altro dietro. Halloween invece era partito con un concetto forte dietro, la rappresentazione del male, di tutto, uno scontro quindi tra bene e male, tra persone innocenti, che poi innocenti non lo sono, quindi chi è il vero buono, chi è il vero cattivo. Qua si perde tutto, qua diventa tutto un seguiamo un ammazzamento dietro l'altro finché non torniamo allo scontro finale palloso, cioè che dovrebbe essere poi il climax forte, che però è noioso. Cioè c'è una scena figa, perché c'è Jamie Lloyd che cerca di scappare da questo tubo su cui vengono mandati giù i panni in lavanderia, no? E quindi scappa giù, e Michael che cerca di accoltellare, poi scende giù e lei allora cerca di risalire, insomma, che è interessante, però cioè è lungo, è pupazzoso, perde pathos comunque anche là personalmente parlando. E soprattutto qua c'è un Loomis perso, cioè c'è un Loomis veramente che delira, che poi cercherà di salvare Michael Myers, gli farà tutto un pippotto e sarà no Michael adesso basta, e gli cerca praticamente tutto, c'è Michael là davanti col coltello, spara, gli, cioè anche nel quarto ha cercato di sparare, gli ha sempre voluto ammazzare, e ha detto è il male, va eliminato, è il male, va, eliminalo. Allora no, qua Loomis dice vabbè dai, sai che sono passati un po' dei film, cioè, a parte che Donald Pleasence, allora pace all'anima tua, ma tu avevi detto che non te ne fottevo un cazzo degli horror. Adesso non so, o ci hai preso gusto con Halloween, col tuo personaggio, che comunque era interessante, oppure ti piacevano i soldoni, e io posso capire, ma un minimo di integrità, perché ok, cioè sei tu alla fine che reggi la baracca insieme all'attrice che fa Jamie Lloyd, che comunque è brava, ma meno, cioè funziona meno rispetto che nel precedente capitolo, perché qua sta sempre a strillare, fa e dopo un po' te va sui coglioni. Il problema è che qua anche Loomis perde un po' del suo potere, perde un po', appunto sta là e cerca di convincere Michael, sì facciamo, non facciamo. Che palle. Ma come finisce? In tutto il film ogni tanto a cazzo di cane vedevamo
un tipo con una valigetta nera, tutto nero, cappello nero, giubbotto nero, pantalone nero, che stava là tipo in mezzo alla strada, sei uno piantato che dice vabbè mi voglio far prendere sotto da qualche macchina, uccidetemi, la mia vita non ha senso. No, no, non in questo caso, perché questo tipo, che non si sa chi, misterioso, quando Michael Myers viene portato in carcere, lo fa evadere. Noi non lo vediamo concretamente, ma vediamo appunto che ammazza tutti, boom, bam, bim, 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 ma è Michael Bay, e finalmente Michael Myers evade, scappa. Tu dici, ma no, dov'è Jamie Lloyd che entra e non c'è più? Dici, cazzo. O almeno questa è la reazione che dovresti avere. In realtà dici, ma che cazzo mi rappresenta? Mo chi è questo? Mo che puttanata ci vogliono sparare? Il film finisce, ovviamente, perché ti dice, ah, volevi vederlo? Invece no, ci viene dai soldi per sé. Mi raccomando che io sono Accad e devo magnacce con sta roba perché produco solo Halloween. E qua arriveremo al capitolo della monnezza. Da qua non ci provano più. Sono passati 6 anni, perché è il 95 quando esce Halloween 6, la maledizione di Michael Myers, la maledizione per noi spettatori che ci becchiamo questo cancro ai coglioni. Parlare di Halloween 6 è veramente, veramente difficile, perché è un film che nasce zoppo, con una produzione travagliata, con 34.000 prove di sceneggiatura diversa, alla fine ne viene scelta una, si rimaneggia costantemente, si stagliuzza, si rimonta e ririmonta, si cercano di rigirare alcune scene, Donald Pleasence muore, quindi l'attore del Dottor Loomis muore dopo che volevano rigirare alcune cose, quindi è un film un po' alla bene e meglio, che risulta una vera e propria monnezza. Magari girato diversamente, soprattutto montato diversamente, avrebbe funzionato. Il problema è che veramente è difficile seguire a tratti il film, perché non ha senso, o meglio, si nota che ci sono troppi dettagli lasciati fuori, lasciati senza risposta, perché ci sono un sacco di cose che tu vedi nel corso della storia e che però o non ritrovi o non hai una spiegazione, quindi dici, ma perché? Probabilmente in serie di sceneggiatura c'erano, ma poi in serie di montaggio si è detto, sì, dai, taglia, taglia, taglia! Allora, il film riprende più o meno 6 anni dopo circa dove l'avevamo lasciato noi. Jamie Lloyd e Michael Myers sono imprigionati da questi personaggi, appunto, vestiti tutti di nero, eccetera, che apparterrebbero a una setta. E quindi c'è questa scena iniziale dentro questa setta con Jamie Lloyd che cerca di scappare, Michael che esce tipo, ah, mo t'ammazzo, e c'è questo bambino che boh, forse avrebbe dovuto continuare la stirpe del male, un po' come doveva essere Jamie Lloyd alla fine del quarto, ma appunto ce ne siamo sbattuti il cazzo. Comunque, in questo film si cerca di giustificare il male di Myers riconducendolo a questa setta, che quindi, boh, forse muove le sue azioni, cioè, non si capisce bene, ma diciamo che è collegato da questo simbolo che Myers ha anche sul braccio e che loro venerano, eccetera, che poi si ritrova anche tipo su dei covoni di paglia, tipo, boh, tipo alieni, una monnezza. Però magari il concept dietro poteva essere interessante, perché tu dici, ah ok, cioè è stato sempre sovraumano, ma perché era guidato da un demone, un qualcosa, comunque da qualcosa di malvagio, no? Da una setta, da un potere effettivamente sovraumano. Il problema è che questo dato viene accennato, ripreso ogni tanto a cazzo di cane nel film, ma non viene mai spiegato fino in fondo, così come la setta non viene mai spiegata fino in fondo, così come il colpo di scena a un certo punto, perché praticamente molto banalmente la trama è questa: Michael Myers insegue Jamie Lloyd, ucciderà il bambino, però è stato salvato, è nascosto, quindi lui cercherà di arrivare al bambino, ovviamente dovrebbero essere mossi da questa setta, Loomis è tipo in pensione ma capisce che sta succedendo qualcosa, torna a cercarlo e alla fine appunto troverà Michael Myers. I problemi di questo capitolo sono molti. In primo luogo, The Shape anche qua è una macchietta, quello che dovrebbe essere il boogeyman, no? Questo essere mostruoso creato da Carpenter diventa una macchietta che ammazza, per di più qua in caso guidato da una setta. La trama della setta dovrebbe essere fondamentale, perché in teoria il primo script prevedeva che Loomis facesse una ricerca per riuscire a
comprendere chi guidava questa azione di Myers e quindi chi c'era dietro la setta, eccetera. Infatti nel film c'è un colpo di scena quando si svela chi era quest'uomo incappucciato, no, col cappellino tutto vestito di nero, che aveva salvato Myers. Quindi lui si gira, capito, tipo episodio della signora in giallo, ok, tipo oh, oddio è lui. Il problema è che quel tipo non si vede mai durante il film, cioè lo vedi tipo 4 secondi, ma non, cioè, proprio lo butti là semplicemente perché dopo deve riemergere. Allora, un conto era se l'avessimo fatto vedere più volte, allora c'era il colpo di scena effettivamente, ma anche qua si vede che ci sono stati dei problemi probabilmente in fase di montaggio, e spero, perché se non c'era nessuna scena con quel tipo girata è un colpo di scena del cazzo, un po' come se ti dico ah, hai visto quel personaggio in fondo all'inquadratura al minuto 32 di questo film thriller, è lui l'assassino, sì, non l'hai mai visto, però un colpo di scena, no? Perché non te l'aspettavi. Ma che cazzo vuol dire? Ma va detto che questo cattivo che muove le fila, no, anche di Myers dietro, era un personaggio che veniva citato da Loomis anche nel primo film, ma non veniva mostrato appunto nel film di Carpenter. Però questo non basta a livello narrativo, soprattutto interno del film, perché nel montaggio non viene dato spessore e rilievo a questo personaggio, e quindi si arriva a questo colpo di scena che tu dici ma sti cazzi anche che è lui. Per di più non si capisce appunto chi sono queste persone della setta, come si muovono, qual è veramente il legame con Myers. Diventa tutto veramente un pippotto senza senso, senza un collegamento, e finisce appunto con questo Donald Pleasance lasciato là che sembra veramente stato catatonico, e tu dici ma mi dispiace veramente che tu te ne vada con sto film de merda, perché comunque c'ha avuto anche una carriera più o meno dignitosa, e dico più o meno perché comunque si è recitato anche a lui in 4 e 5 che si poteva risparmiare. Però stellino caro, cioè qua ne esce appunto tipo il vecchietto mezzo malconcio matto. Anche qua la regia è assolutamente televisiva, anche qua non c'è quasi nessuna scena azzeccata. Oddio, c'è quella scena a casa di questa signora che praticamente stende i panni, no? Ci sono tutti i panni stesi, che richiama anche un po' la scena di Myers nel primo film quando guarda Laurie Strode appunto da terra, no? Cioè Laurie Strode che guarda dall'alto, dalla finestra, nella zona dove ci sono i fili con i panni stesi, c'è Myers in mezzo e poi dopo non c'è più. Quindi richiama un po' quello, e là viene finalmente consumato un delitto. Quindi c'è lui che pame le coperte che si insanguinano, che poi vengono anche messe a lavare, cioè Myers dice sì, facciamo una cosa, cioè metto a lavare le cose, no, le lenzuola. Quindi c'è il marito di lei che torna, guarda dentro e dice lenzuola col sangue, c'è Myers che tipo si cala dal tetto e l'ammazza, c'è cioè una cosa tipo Splinter Cell, così tutta cazzo di cane, sempre però guidato da una setta, cioè pensiamo, perché poi non è che viene proprio spiegato nel film, però è guidato da una setta, allora sì, è diventato Rambo, ok.